E quelli hanno detto va bene, basta che l'euro sia il marco. E hanno un'apposita corte costituzionale a Karlsruhe che sta attenta che tutto ciò, questo è un principio fondamentale che noi purtroppo non abbiamo, che tutto ciò che viene fatto a livello superiore rispetto allo Stato tedesco sia assolutamente interpretabile in chiave di sussidiarietà, cioè possa essere legittimato solo se fa meglio le stesse cose che farebbe lo Stato tedesco. E se fa qualche cosa che non rientra in questa logica, quella cosa non vale, non ha efficacia legale dentro, lo spazio tedesco. Noi abbiamo una Corte Costituzionale che ha detto che la legislazione europea è sempre superiore a quella al nostro dettato costituzionale, tranne i principi fondamentali. Ora, siccome nessuno in Europa dirà mai apertamente violiamo i principi fondamentali della Costituzione italiana, noi ci prendiamo tutto gratis. I tedeschi non si prendono niente. La notizia è questa, che per tornare al sovranismo, ci siamo soltanto una parte degli italiani nel pianeta che mette in dubbio l'esistenza della sovranità. Andatelo a dire a Xi, scusi, lei è sovranista, ma andatelo a dire a Trump, andatelo a dire a Putin, andatelo a dire alla May, andatelo a dire alla Merkel, cioè, andatelo a dire a Macron. Posto che sia ancora al mondo, ma sono tutti sovranisti e danno fuori solo quello che gli conviene e dicono: caro signore, certo che ce l'ho la sovranità, la mia Costituzione mi obbliga a difendere la sovranità di questo paese, lei è pazzo? Faccio fuori da qui, faccio solo quello che strettamente mi conviene. Ci siamo solo noi a dire che A, l'euro ci conviene, B, chiunque voglia farci un paio di conti sopra è uno schifoso sovranista, che è la stessa cosa che dire razzista e cannibale. Allora, è ridicolo. È tanto ridicolo che i nostri cittadini, solitamente, leggerezza, la sovranità monetaria. Stiamo discutendo se ci è convenuto o no, o è vietato discuterne, cioè è l'unica cosa al mondo che non si può discutere? Allora, consentitemi, il potere incondizionato, il potere indiscutibile è la sovranità. Allora, quando tu mi dai del sovranista a me, stai dicendo che la sovranità ce l'hai tu. Ma a differenza della sovranità come normalmente si presenta, la tua nemmeno la vuoi far vedere, almeno di solito. Luigi XVI era il sovrano di Francia, si vedeva quando non è andato più bene, è stato preso, gli è stata tagliata la testa. Noi a chi dobbiamo tagliare la testa quando eventualmente non ci andasse più bene la tua sovranità? Non si sa, non si capisce. Una sovranità fatta di regole, di commi, di sottocommi. E noi, per il fatto che ci vogliamo pensare sopra, se ci conviene, sarà lecito? O abbiamo perduto un'altra guerra mondiale? Sarà lecito farci una botta di conti? Guardate, io non sarei in grado di farli, io, anche se non vi sembra faccio il filosofo. Ma, però forse qualcuno che ci sa fare dei conti c'è. Qualcuno che dica sì, è un affarone, restate, e un altro che dica occhio, andate a sbattere.